Di Via Vai TV Online, siamo con Daniele Pernigotti qui all'interno della Biblioteca Civica di Schio. E, um, Daniele Pernigotti, un giornalista, ha oltre 15 anni di esperienza in campo ambientale. Si occupa a livello internazionale dello sviluppo delle norme tecniche sui gas serra ed è coordinatore del gruppo UNI sull'impronta climatica. È giornalista freelance nel settore del cambiamento climatico. E, quindi, con un ospite tanto illustre, eh, la prima domanda che Appunto, andremo a fare a Daniele, è questa, nel senso che noi negli ultimi anni abbiamo sentito forse un po' meno parlare di effetto serra oppure riscaldamento globale. Ecco, io volevo chiedere ad un esperto se questo dipende dal fatto che ormai l'uomo ha un rapporto migliorato con l'ambiente oppure perché si è un po' dimenticato tutto quello che è il valore e anche l'insegnamento e l'attenzione su certe climatiche ambientali. No, purtroppo il tema dei cambiamenti climatici non è risolto, quindi ahimè non è quella la risposta. Il problema è che c'è un forte movimento di negazionisti sul cambiamento climatico che sostengono che ciò non sia vero, che il clima non stia cambiando e questo porta anche a una riduzione dell'attenzione. E c'è poi anche un elemento contingente. L'anno scorso a Copenaghen c'è stato il fallimento del vertice dell'ONU sui cambiamenti climatici, c'è stata un'esplosione della tensione a dicembre di quell'anno e poi dopo come, così, come reazione è sparito completamente il tema dei cambiamenti climatici a livello di opinione pubblica. Quindi il nostro clima allora sta cambiando veramente, però l'attenzione non è più quella di una volta. Allora io chiedo anche questo, le nostre attività umane quanto sono in grado di influenzare questo cambiamento e cosa possiamo fare concretamente per porre, porre rimedio? Beh, le attività umane sono sicuramente centrali. L'effetto serra e nasce come effetto serra naturale e fondamentale, senza effetto serra noi non potremmo vivere sulla Terra. Il problema è che le attività umane vanno ad aumentare questo effetto serra, si chiama effetto serra d'origine antropica appunto perché è causato dall'uomo e questo comporta un innalzamento della temperatura media del pianeta con tutte le conseguenze che ne sono collegate. l'uomo cosa può fare? Deve sicuramente tagliare le emissioni di CO2 e di gas ad effetto serra, e questo vuol dire cambiare il modello di sviluppo, cambiare tecnologie, aumentare l'efficienza energetica. Cambiare stile di vita di conseguenza, e questa è una cosa che deve essere fatta secondo gli scienziati in modo molto rapido. Si parla di un picco di emissione da raggiungere al massimo entro 2015-2018, per cui bisogna veramente darsi da fare per invertire la rotta. Ecco, infatti, Daniele, tu ehm, ponevi l'accento su una questione relativa alla scienza, ma i nostri politici, la politica poi eh, internazionale, e quali provvedimenti sta prendendo per eh, proseguire anche nell'educazione poi, eh, soprattutto dei giovani, verso questo problema? A livello politico dobbiamo ragionare su due livelli, uno internazionale dove si sta facendo tantissime cose però il problema è non abbastanza, è oggettivamente difficile intervenire su un tema come i cambiamenti climatici che abbraccia tantissime discipline e tantissimi aspetti tecnici. C'è poi invece un tema legato alla situazione italiana che è abbastanza triste e non è un problema di politica di destra o di sinistra, io faccio sempre l'esempio di tre ex leader, ex leader europei e quindi Sarkozy, leader di destra, Blair di sinistra e la Merkel di centro che nei tre rispettivi paesi hanno portato i cambiamenti climatici al centro dell'attenzione delle opinioni pubbliche e dell'agenda politica. I nostri candidati, parlo del 2008, le ultime elezioni eh, appunto, politiche, né quello di destra né quello di sinistra ha speso una parola sui cambiamenti climatici, quindi l'Italia è un paese che dorme. Infatti, l'impressione che si ha è proprio che il tema non si ripresenti mai alla ribalta dell'informazione dei media. Eh, Daniele Pernigotti ha anche scritto un libro veramente interessante, dedicato ai ragazzi mh, sopra i dieci anni, però eh, che può diventare anche una fonte, uno strumento molto prezioso per i genitori e per le famiglie. E adesso, infatti, andremo a, mh, a chiedere quali sono le strutture, i blocchi tematici di questo libro e anche eh, diciamo, capire qual è stata la molla che ha spinto Daniele ad occuparsi dei giovani rispetto al tema dell'ambiente. Sì, il libro è strutturato in sei blocchi. Il primo eh, analizza eh, il cambiamento climatico dal punto di vista scientifico, poi eh, si osserva la responsabilità umana sul cambiamento climatico: quali saranno le conseguenze per il futuro, il. Uno mi manca in questo momento e dopodiché c'è l'attività a livello internazionale, l'attività politica per andare ad agire sul cambiamento climatico e cosa può fare l'uomo per ridurre le emissioni di gas serra. Quando dico uomo dico uomo, dico persone anche ragazzi, giovani, perché questo è l'altro elemento fondamentale. Purtroppo l'opinione pubblica fa fatica ad avere dei riferimenti chiari sui cambiamenti climatici e questo è il motivo che mi ha spinto a spostare l'attenzione sul livello dei giovani. I giovani sono ovviamente le persone che più di tutte pagheranno le conseguenze del cambiamento climatico, perché saranno gli adulti quando nel 2040-2050 saranno maggiori le conseguenze sul cambiamento climatico. Quindi è giusto partire da loro per vedere in che modo agire per eh, così aumentare la lotta al cambiamento climatico. Infatti all'interno poi del libro di Daniele, prima l'abbiamo sfogliato e c'è una sezione dedicata ai giovani e tra le altre cose queste magliette che mi mostravi proprio una richiesta fatta al mondo della politica nella quale proprio si chiede stampato sulla maglietta eh, quanti anni avrai tu nel 2050, eh, chiesto proprio a chi non ci sarà più e si sta occupando adesso di ambiente. Quindi l'eredità che raccoglieranno i nostri figli eh, sarà comunque abbastanza pesante andando avanti di questo passo. Ecco, un'altra cosa Daniele, come vedi tu il futuro appunto rispetto a quella che sarà l'eredità lasciata ai nostri ragazzi? ma il futuro è già stampato è chiaro eh, il mondo tra vent'anni sarà completamente diverso da come lo vediamo oggi che noi vogliamo o non lo vogliamo eh, le case avranno un'efficienza energetica maggiore i sistemi di illuminazione saranno più efficienti le tecnologie saranno molto più spinte sarà molta più produzione di energia da fonti rinnovabili insomma il tema dell'energia diventerà un tema centrale eh, mh, per tutti oggi magari al bar parliamo eh, di chi ha vinto la partita la domenica precedente sono certo che da qua a vent'anni si parlerà molto di di più di come si usa l'energia, anche perché da un altro punto di vista sappiamo che il picco del petrolio, cioè il punto massimo in cui eh, l'offerta è minore di quella che la domanda, è già raggiunto, insomma, siamo chi dice che è già raggiunto, chi sarà raggiunto fra qualche anno. Per cui l'energia sarà il tema centrale, questo è quello che vedo nel futuro. Ringraziamo Daniele Pernigotti e lo ringraziamo anche per questo suo libro intitolato Il clima. Eh, nella speranza che possa essere utile e possa essere il primo passo per tanti nostri piccoli amici.